Ex provincia di Caltanissetta allo sbando dopo le dimissioni del commissario dell'Ente Alessandra Di Liberto, nominata dal governo Crocetta dopo la nascita dei liberi consorzi dei comuni. Ad abbandonare la nave anche il commissario dell'ex provincia di Agrigento, Marcello Maisano. Una decisione motivata dalla crisi economica degli enti e presa a seguito dello stanziamento di 230 milioni di euro approvata in finanziaria, somme non sufficienti per i bilanci delle 9 province. A rischio c'è il possibile licenziamento dei precari e la mobilità del personale di ruolo. Intanto prosegue la battaglia dei sindacalisti e dei dipendenti che chiedono certezze sul futuro lavorativo e la garanzia dei servizi erogati dall'ente, che in questi mesi sono stati ridimensionati a causa dei tagli ai fondi, con ripercussioni ad esempio sull'assistenza scolastica e la manutenzione stradale. Questa è una morte quasi annunziata, questa dell'ex provincia di Caltanissetta. Noi da tempo, già alla fine del periodo estivo, come sindacati a livello anche unitario, abbiamo insistito e chiesto al governo certezze, abbiamo chiesto una definizione della riforma regionale e un intervento per quanto riguarda i livelli occupazionali. Adesso la bomba è scoppiata. Già dalla scorsa settimana il documento esitato dai commissari straordinari aveva preannunciato il disastro che si è verificato. Con le dimissioni del commissario dell'ex provincia di Caltanissetta e a seguire quello di Agrigento e chissà di quanti altri. Noi abbiamo già allertato e siamo già disposti a fare una mobilitazione generale che possa intervenire a garantire non solo i livelli occupazionali ma anche i molti servizi erogati dalla provincia, quali la manutenzione delle strade, quella delle scuole, l'assistenza ai disabili. Quindi è un'importante sezione del servizio pubblico che va salvaguardato a tutti i costi. Per giovedì pomeriggio è già previsto una riunione del coordinamento provinciale delle ex province e lì faremo il punto della situazione e metteremo in atto tutte le misure necessarie e opportune per riuscire a dare un esito positivo a questa situazione, a questa emergenza che già da tempo assilla tutte le ex province della regione siciliana.